Buongiorno a tutti e ben ritrovati per chi c'è stato nei giorni passati, nelle 2 giornate passate, e benvenuto a chi è arrivato solo oggi. Lascio ovviamente subito la parola prima al professore Verri e poi a Filippo Indolfi, al nostro esperto di oggi in marche e brevetti, ma mi prendo solo 2 minuti per aggiungere qualcosa in più rispetto a quello che era stato detto sull'associazione che ha voluto i laboratori dal basso, sull'associazione 2HE. Quello che facciamo, forse lo avete più o meno capito perché siamo poi bene o male tutti provenienti dallo stesso ambito, facciamo ricerca, facciamo consulenza e proponiamo ovviamente e ci auguriamo di sviluppare idee nuove per valorizzare la ricerca e per dar vita a nuove attività imprenditoriali. E quello che forse non è stato detto è che l'associazione è nata perché è fortemente voluta da delle persone che si sono ritrovate ad essere vincitrici di un PON, di un corso di alta formazione. Che portava alla nascita, diciamo, di 3 figure come manager della ricerca e di 12 esperte in ricerca scientifica, quindi in ambito tecnico. Faccio velocemente una. Vi faccio capire chi è che lavora dietro all'associazione 2HE. Oggi non è con noi Giorgia, però Giorgia è la presidentessa dell'associazione, è un avvocato e si occuperà ovviamente di tutto quello che attiene agli aspetti legali delle attività che l'associazione andrà a svolgere. Francesca è con noi ed è un dottore di ricerca in biotecnologie, è una biotecnologa, ora è assegnista presso il vostro dipartimento, che è il dipartimento che ci ha ospitato, il Disteba, e ha ovviamente una specializzazione che porta verso le nanotecnologie. Io sono un dottore di ricerca in economia aziendale, specializzata in finanza pubblica e ovviamente mi occuperò per quanto riguarda l'associazione, di tutto ciò che riguarda i finanziamenti e gli aspetti contabili e economici dell'associazione stessa. In pratica cercherò di trovare i soldi per fare ricerca. Poi abbiamo Barbara Piccinni che è con noi, lei è una, anche lei dottore, siamo tutte dottori di ricerca, specializzate ovviamente in ambiti differenti e questo spero, l'eterogeneità del gruppo spero ne faccia la differenza. È una genetista e quindi lei curerà le ricerche e ci indicherà la strada da compiere in quest'ambito così nuovo e così interessante. Abbiamo visto che la dottoressa Zollino ha aperto gli orizzonti a tutti su quest'ambito. E poi abbiamo Eleonora, che anche lei è qui con noi, lei è una biologa. È una biologa che ha effettuato un dottorato di ricerca in biologia e in biotecnologie nel settore della biologia molecolare. E infine abbiamo Michela, che dovrebbe essere anche lei qui con noi, anche lei dottore di ricerca in biologia e biotecnologie, ma nell'ambito della biologia cellulare e dei vegetali. Come potete vedere, siamo diverse e quasi preparate ad affrontare tutte le sfide che ci verranno ovviamente poste. Io lascio la parola al professore Verri che ci ha sempre sostenuto e ci tenevamo che introducesse lui il nostro esperto di oggi. Grazie Teresa. Grazie Teresa, buongiorno a tutti. Io sono Tiziano Verri, sono un fisiologo dell'Università del Salento e ho visto crescere gran parte delle persone che fanno parte di questa associazione. Sono molto contento che autonomamente e in maniera, diciamo, indipendente da qualsiasi tipo di condizionamento di quelli che stanno dall'altra parte, loro sono riusciti ad organizzare qualcosa che
si sta muovendo in maniera autonoma e che sta dimostrando giorno dopo giorno una capacità di crescita eccezionale. Io credo che sia la chiave di volta per poter determinare trasformazioni in un territorio, fare in modo che quelli della generazione passata lascino assolutamente il campo a quelli della generazione futura, perché qualsiasi tipo di operazione che tende a far convergere idee verso un'unica persona è un limite. È molto importante in una squadra che tutti i componenti della squadra giochino e tutti quanti nel proprio ruolo. Questa è una bella squadra, una squadra ben assortita, una squadra che sta dando, come dire, buoni risultati in un campionato molto molto lungo. Io vi rubo altro tempo, introduco Filippo Indolfi, lui è laureato in economia, ha un master in proprietà industriale intellettuale, magister Lucentinus, è consulente in proprietà industriale e specializzato in marchi d'impresa, disegni e modelli e collabora sia con gruppi pubblici che con associazioni e società private. Lascio subito la parola e grazie. Allora, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Filippo Indolfi e oggi vi parlerò della proprietà industriale ed intellettuale. Prima di passare alla presentazione vera e propria, vi presenterò il mio curriculum e poi vi elencherò quali sono i diversi principi che riguardano i brevetti di invenzione, i marchi d'impresa, i modelli di design e le opere di diritto d'autore. Naturalmente, per rendere la lezione più utile, in qualsiasi momento mi potete fare delle domande, in modo tale che io vi possa dare non solo delle nozioni di carattere teorico, ma anche quelle di carattere pratico. Quindi non fatevi problemi, fermatevi, io fatemi le domande e vi rispondo. Allora, vi presento il mio curriculum. Io sono laureato in economia aziendale, ho fatto un master europeo in proprietà industriale ed intellettuale ad Alicante, organizzato dall'unico ufficio marchi e disegni europeo che si trova proprio ad Alicante. Dopo il master ho fatto uno stage presso l'ufficio europeo e poi ho lavorato per diversi anni in Spagna per delle aziende, per delle società di consulenza che si occupano esclusivamente della proprietà industriale ed intellettuale. Qui in Italia poi ho fatto dei corsi di specializzazione in marchi e disegni e brevetti di invenzione. Oggi quindi sono mandatario marchi e disegni, ho superato il tirocinio per brevetti di invenzione e mi occupo quindi da più di 10 anni della materia di cui parleremo oggi. Lavoro anche in tribunale, presso il tribunale di Bari, che è competente in proprietà industriale ed intellettuale per tutta la regione Puglia e Basilicata. Quindi per il tribunale sono consulente tecnico di ufficio per ciò che riguarda le controversie di carattere privato e pubblico. Allora, prima di introdurre quello che sono i marchi o i brevetti di invenzione, faccio un preambolo, e cioè introducendo quello che è il capitale intellettuale. Dapprima nella storia quello che era importante per un'azienda era il capitale materiale, che si caratterizzava sicuramente dei macchinari, quelli che potevano essere i diversi tipi di finanziamento, come ad esempio anche elementi oggettivi quali impianti e persino la terra stessa. Oggi invece a determinare
lo sviluppo, la crescita di una società, ma anche quello che può essere la ricchezza stessa competitiva di imprese e società, sono appunto il capitale intellettuale. Il capitale intellettuale che è caratterizzato da quello che può essere esperienza e conoscenza che derivano sicuramente dal lavoro, dalla ricerca, dallo sviluppo. Qui dico quali sono gli elementi che caratterizzano appunto l'innovazione e la proprietà intellettuale. Sicuramente l'innovazione oggi è l'arma più importante per un'azienda in un mercato concorrenziale e soprattutto le aziende giovani. Proprio perché per potersi affacciare ad un mercato, ad un settore già maturo, sicuramente deve sostenere delle spese e delle barriere all'entrata, che diciamo possono essere fra virgolette abbattute attraverso quello che è nuova conoscenza. La nuova conoscenza, le nuove tecnologie quindi si possono caratterizzare come un vantaggio competitivo che permette ad un'entità appunto di entrare nel mercato e poter competere con gli altri soggetti del mercato stesso. Sicuramente per arrivare all'innovazione e a brevetti di invenzione e a delle novità bisogna fare degli investimenti nella ricerca e sviluppo. E i suoi risultati sono un bene prezioso per l'azienda ed è per questo che, essendo il risultato di un investimento, questo risultato deve essere tutelato. Proprio per impedire che i concorrenti possano utilizzare i frutti della nostra ricerca e anche per avere una redditività su questi brevetti di invenzione, su queste invenzioni, in modo tale da ripagare gli investimenti sulla ricerca e sviluppo e facilitare gli investimenti per nuove ricerche e sviluppo. L'innovazione e l'implementazione di un prodotto nuovo, significativamente migliorato, o di un processo, o un nuovo metodo di marketing, un nuovo metodo organizzativo in ambito di business, nel luogo di lavoro o nelle relazioni esterne. È frutto quindi della conoscenza, della creatività e delle peculiari abilità possedute dalla forza lavoro di un'azienda. In un mercato globale, quindi, la competizione spinta è l'arma più potente a disposizione delle aziende, anche di piccole dimensioni. Allora, come vi ho detto, quindi, l'innovazione tecnica conferisce un primo vantaggio competitivo ed apre la strada all'inseguimento dei concorrenti. Per un imprenditore non è solo importante realizzare un'innovazione e quindi essere il primo a realizzarla, ma soprattutto tutelarla, per tutelare i propri investimenti e i propri diritti che derivano dalla registrazione di un brevetto di invenzione. Le opzioni che uno può prendere in considerazione nel momento in cui arriva ad una novità, ad un'invenzione, sono due. Una è quella di mantenere l'invenzione segreta, però comunque correre il rischio che in qualche modo queste informazioni vengano rivelate oppure che in qualche modo i competitor riescano a capire come viene attuata la stessa invenzione. Sicuramente quello che io potrei consigliare invece all'azienda è quella di seguire la seconda opzione, e cioè quella di tutelarla a livello brevettuale. Proprio perché la tutela per brevetto di invenzione conferisce all'inventore e ai suoi aventi causa un monopolio temporaneo, che si caratterizza appunto nel diritto esclusivo di utilizzare la propria invenzione e anche il diritto di vietare a terzi di utilizzare quell'invenzione, a meno che non ci sia il consenso stesso del titolare o dell'inventore. La tutela della proprietà intellettuale è quindi un'attività strategica per l'impresa a contenuto innovativo e tecnologico.
Fondamentalmente un'impresa innovativa ha interesse a tutelare le invenzioni e i modelli di utilità, che sono delle invenzioni un po' più ridotte, di cui parleremo comunque dopo, le informazioni segrete aziendali, i modelli di design, il brand e la garanzia di provenienza attraverso il marchio, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. Fino a qui è tutto chiaro? Ci sono domande? Una domanda. Sì. Detto che sono sempre anche i metodi di organizzazione aziendale e anche quelli di marketing possono essere tutelati da brevetto o da... Sì, allora nell'introduzione diciamo che ho elencato quelle che possono essere le diverse privative che possono essere tutelate. Anche i metodi di marketing e di gestione possono essere tutelati, però non con il brevetto di invenzione. Come possono essere? Cioè, un esempio di questi modelli che vengono tutelati, quali possono essere? Allora, dipende da caso in caso, ogni caso è particolare. Sicuramente quello che può essere tutelato si può tutelare in questi casi attraverso il diritto d'autore e attraverso anche, più avanti sicuramente capiterà l'esempio, quindi poi capirai meglio, attraverso le altre privative che possono essere quella di un marchio o comunque la tutela di un segno distintivo che faccia capire a tutti che tu sei l'ideatore di quel modello di business e sei il primo. Va bene, più avanti ne parleremo comunque perché c'è un esempio. Una domanda io, non so se ne parlerà successivamente. Quindi il brevetto tutela dal fatto che l'idea sia copiata, ma si può pensare, cioè il brevetto prevede che in un eventuale accordo uno abbia le royalty su un utilizzo di quel brevetto da parte di qualcun altro allora, in uno sviluppo successivo? Allora sì, ti rispondo però brevemente, anche perché ci sono molti argomenti sul caso e che comunque elencherò dopo. Sicuramente il titolare di un brevetto di invenzione è padrone di questo monopolio e può sia vendere che dare in licenza questo brevetto. Le licenze possono essere di vario tipo, di carattere temporale o anche di carattere geografico. Io posso dare una licenza quindi a Pinco Pallino per lo sfruttamento di quel brevetto di invenzione per un periodo determinato, ad esempio un anno, e per il territorio dello Stato italiano, e quindi lo diciamo, delimito anche dal punto di vista geografico. Risposto? Può essere esclusivo e non esclusivo. Naturalmente se è esclusivo le royalties sono più elevate, proprio perché io conferisco questa licenza a un solo soggetto. Se non è esclusivo vuol dire che io posso dare la licenza a più soggetti e di conseguenza le royalties sono un po' più basse perché sono comparate. Ma devi trovare chi si prende la licenza, questo è il problema, il cliente. Abbiamo tutte le varie possibilità poi. Allora, il brevetto di invenzione è una soluzione nuova ed inventiva di un problema tecnico atta ad essere realizzata e applicata in campo industriale. Prima di introdurre i diversi articoli del codice della proprietà industriale e di principi del brevetto di invenzione, faccio un excursus dal punto di vista legislativo. La prima norma di carattere internazionale che ha introdotto la tutela della proprietà industriale ed intellettuale è stata la Convenzione dell'Unione di Parigi nel 1884. Qui si sono introdotti i principi base di tutela dei marchi e dei brevetti, principi che devono essere rispettati a livello internazionale. Successivamente c'è scattato appunto il trattato TRIPS che tutelava la proprietà intellettuale ed industriale a livello internazionale, soprattutto riguardante il commercio appunto di prodotti e di invenzioni fra i diversi paesi.
Dopodiché noi facciamo riferimento, noi come Italia, facciamo riferimento al regolamento comunitario in materia di proprietà industriale e intellettuale, a cui si armonizza, naturalmente si armonizzano tutti gli stati dell'Europa. Noi invece appunto facciamo riferimento al codice di proprietà intellettuale italiano, che è armonizzato al regolamento europeo e che è aggiornato fino al 2005. Infatti fino al 1994 la nostra la materia italiana era, non era completamente armonizzata al regolamento comunitario, mentre appunto ultimamente ci sono stati dei decreti e delle modifiche sul codice di proprietà intellettuale, che rendono il nostro codice armonizzato a quello della comunità europea e quindi quasi identico anche ai codici delle altre nazioni della comunità europea. L'articolo 1 del codice della proprietà industriale dice che l'espressione proprietà industriale comprende i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, i disegni e i modelli di design, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate e le nuove varietà vegetali. L'invenzione, il brevetto di invenzione, per poter essere oggetto di tutela e quindi di registrazione, deve rispondere fondamentalmente a tre requisiti. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, infatti, le invenzioni di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano attività inventiva, ma anche che sono atte ad avere un'applicazione industriale. Non sono considerate come invenzioni, come quindi oggetto di brevetto di invenzione, le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i programmi di laboratorio, quali il software, la presentazione di informazioni aziendale come database, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, le varietà vegetali e le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali e vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consiste esclusivamente nella modifica genetica di altre varietà vegetali, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica. Se avete domande in merito ai brevetti di carattere chimico, farmaceutico o biotecnologico, più avanti nella presentazione ho fatto delle slide un po' più descrittive. Anche se io non sono un chimico o un biotecnologo, quindi vi posso dare delle risposte di carattere tecnico a livello brevettuale, però non di carattere tecnico a livello farmaceutico o biotecnologico. Domande? Allora, passo a presentare il primo requisito, che è quello della novità. Allora, un brevetto di invenzione, per poter essere oggetto di tutela, sicuramente deve rispondere al requisito più importante, quello della novità. E quello più importante proprio perché la novità deve essere di carattere mondiale. Lo stato del, cioè deve essere qualcosa di nuovo rispetto allo stato della tecnica. Per stato della tecnica noi consideriamo tutto quello costituito da ciò che è reso accessibile nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale o un'utilizzazione o qualsiasi altro mezzo. Eppure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande brevettuali sia italiane che europee o estere, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore o che siano state pubblicate e rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. Quindi la novità deve essere di carattere mondiale e deve essere una novità rispetto a tutto quello che è stato o inventato
o depositato come brevetto o reso pubblico fino al giorno prima. Quindi tutto ciò che è oggetto di brevetto, oggetto di domanda di brevetto o ciò che viene utilizzato e ciò che è stato reso pubblico fino a ieri costituisce lo stato dell'arte. Quindi nel mio brevetto di invenzione, che ad esempio depositerò oggi, ci deve essere un elemento di novità rispetto a tutto quello che è stato fatto prima. Un'eccezione può essere fatta per i brevetti di traslazione o i brevetti anche per nuovo utilizzo, come può essere ad esempio l'esempio del Viagra. Il Viagra prima era un brevetto farmaceutico utilizzato per curare delle malattie, delle disfunzioni cardiovascolari. Quando poi si è scoperto il suo secondo vantaggio, la sua seconda funzionalità, questo secondo utilizzo è stato oggetto di nuovo brevetto. Di brevettazione, sì, se io scopro che quella molecola ha un'altra funzione rispetto a quello che io avevo annunciato prima e quindi tutelato prima attraverso un brevetto anteriore. Questo vale ad esempio per una molecola che poteva servire per curare una certa malattia e che magari potrebbe rivelarsi utile nel corso della ricerca per risolvere il problema di una malattia particolare, una malattia rara e così. Sì, esatto. Potrebbe essere oggetto di brevetto. Esatto. Gli altri due requisiti. Esatto. Io per esempio, cioè, prima delle sostanze che avevo utilizzato come dei topicini, anticoagulanti, adesso vengono utilizzati nella terapia anticoagulante su. Probabilmente avesse quindi la stessa tipologia. Sì, se era oggetto di brevetto prima poteva essere anche oggetto di nuovo. Per esperienza personale mi incaricano tante di brevetti di traslazione come secondo utilizzo. In pratica si tratta appunto di prendere in considerazione qualcosa che già esiste, però scoprirne una nuova utilità. E questo è abbastanza vantaggioso perché appunto posso ottenere un monopolio su quel brevetto, su questo nuovo utilizzo. Gli altri due requisiti per ottenere un brevetto di invenzione sono l'attività inventiva e l'industrialità. L'attività inventiva è quel requisito che definisce che un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se per una persona esperta del ramo essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Cioè l'invenzione, oltre a essere nuova, non deve essere nemmeno banale. Quindi se io ho inventato un macchinario, un'invenzione di carattere meccanico, sicuramente un ingegnere meccanico, leggendo la descrizione di quel brevetto di invenzione, non deve dedurre semplicemente da quello che già conosce e quindi mettere assieme le diverse conoscenze base per arrivare a questa nuova invenzione, ma questa invenzione non deve essere un insieme di conoscenze precedenti, ma ci deve essere uno step inventivo, cioè ci deve essere un'attività inventiva non banale. Non so se mi sono spiegato. Sì, sembra un concetto un po' soggettivo, il banale. Per un esperto del ramo. Se parliamo di, ad esempio, un'invenzione meccanica, l'ingegnere meccanico, un normale ingegnere meccanico, leggendo il brevetto, non deve dedurre, leggendo il brevetto, semplicemente che questi sono elementi che già esistono e che mettendo insieme questi elementi si arriva a questa invenzione, ma bisogna mettere insieme questi elementi. Ma questi elementi devono essere combinati in modo tale da dare un carattere inventivo
non banale, ma un po' più elevato. Ci deve essere uno step inventivo. Quindi sta alla perizia dell'ingegnere che esaminerà, diciamo, l'invenzione. Esatto. Abbiamo raggiunto poi. Esatto. Una volta che io deposito infatti il brevetto di invenzione, dopo circa 8 mesi io ricevo un rapporto di ricerca che è fatto dall'ufficio competente, che può essere ufficio nazionale, comunitario o internazionale, che è il rapporto di un ingegnere competente della materia che appunto ha ricevuto sulla sua scrivania la pratica di brevetto e che ha letto questo brevetto. Leggendo il brevetto l'esaminatore farà una ricerca di anteriorità per vedere in quel campo specifico cosa era noto o meno e farà una considerazione in merito a questo, cioè dirà innanzitutto se è nuovo e se in base alle conoscenze che ci sono nello stato della tecnica ci sia uno step inventivo caratterizzato appunto dalla combinazione di questi elementi. Generalmente i report sono sempre negativi. Sono sempre l'uomo che può stare a rispondere, per rispondere ci sono da spendere soldi anche. Esatto. Ma generalmente il primo report non lo accettano mai così come sì. Fanno sempre, diciamo, degli appunti, diciamo, di criticità che non sono sempre poi giusti, no? Ma lo fanno proprio perché poi tu devi fare i tuoi commenti, rispondere. Esatto. Quindi... Allora, prima quando io facevo un deposito di brevetto nazionale, di solito rispondeva l'esaminatore dell'ufficio italiano brevetti e marchi. Adesso invece, anche se io faccio un deposito di brevetto nazionale, chi farà l'esame del mio brevetto di invenzione sarà l'ufficio europeo. La maggior parte delle volte io ho ricevuto dei rapporti di ricerca negativi su uno dei 3 requisiti. Però diciamo che fra virgolette bisogna utilizzare le obiezioni dell'esaminatore, uno per rendersi coscienti della forza stessa della propria invenzione, due per appunto spiegare all'esaminatore esattamente in cosa consiste il brevetto di invenzione, anche perché anche se l'esaminatore è un esperto del ramo, comunque avrà dei dubbi o delle incertezze in merito al brevetto, soprattutto per come sarà stato scritto il brevetto, cioè se sarà stato scritto bene o male. Il rapporto di ricerca comunque è importante anche perché ci dà la possibilità di, nella risposta all'esaminatore, di poter apportare dei chiarimenti o delle modifiche al brevetto stesso. E quindi io dovrò studiare questo rapporto di ricerca proprio per vedere se nel mio brevetto di invenzione ci sono dei buchi, ci sono dei difetti e se ci sono delle possibilità appunto di apportare delle modifiche migliorative al brevetto stesso. Scusa, ma tra la domanda di brevetto, no, e quindi poi la risposta che ti dà l'ego, no, come il report, no? Poi per quanto riguarda l'accettazione del brevetto, cioè, qual è il passaggio poi? Cioè, io ho la domanda di brevetto, sì. Poi ho la risposta, diciamo, dell'EPO, poi mi pare ci sono un anno e mezzo, dopodiché il brevetto che può essere applicabile già è accettato come brevetto a livello europeo oppure a livello PCT per esempio, no? Oppure... Allora, il procedimento europeo PCT è più lungo. Perché a differenza del procedimento nazionale che è più breve proprio perché comunque poi la domanda viene fatta per una sola nazione, nel brevetto europeo PCT una volta passata quella fase preliminare di analisi del brevetto, quindi di valutazione della validità dei requisiti del brevetto di invenzione, poi dopo ci sono delle fasi regionali, cioè il brevetto si divide in un fascio di brevetti che va presso gli uffici di ogni Stato che io ho designato per registrare in quegli Stati. Quindi il procedimento europeo PCT è più lungo, è superiore sicuramente ai 3 anni
dipende anche da quante controversie ci siano sia con l'ufficio europeo, quello internazionale, sia con gli uffici nazionali, sia anche con quelli che possono essere delle altre aziende che possono fare opposizione al mio brevetto. Domanda di brevetto, okay. Risposta, report, no? Passano 18 mesi, sì. Dopodiché poi il brevetto è accettato come tale, nel senso che posso già applicarlo oppure no? O rimane ancora domanda di brevetto e non, diciamo, brevetto accettato? Allora, anche a livello nazionale, A livello nazionale mediamente ci vogliono 3 anni. Diciamo che se io deposito oggi la registrazione ce l'avrò fra 3 anni, però io inventore saprò sicuramente una volta ricevuto il rapporto di ricerca la forza della mia invenzione. Il codice di proprietà industriale mi dice che i diritti conferiti dalla registrazione del brevetto di invenzione scaturiscono dal momento del deposito, quindi sono retroattivi, però effettivamente io dal momento del deposito del brevetto posso iniziare a sfruttarlo, a sfruttare il brevetto stesso, non devo aspettare la registrazione. Sì, ma c'è il pericolo poi che altri paesi europei possono andare a copiare il brevetto? Questo è il punto della domanda. Allora, difesa la proprietà, oppure dopo questi 18 mesi dove se io non faccio altro, no? Qualcun altro può andare a cliccare sul codice del brevetto, se lo vede, se lo legge, se lo copia. Ok, ho capito. C'è la difesa della proprietà oppure no? Oppure c'è il pericolo che gli altri possono copiarlo? Allora, questo dipende quello che è stato fatto prima. Esatto. Nel senso che il principio dice che se io oggi deposito un brevetto di invenzione, chiunque venga pure dopo 10 minuti di me a depositare un brevetto di invenzione identico o simile, in teoria è in contraffazione del mio brevetto. Quindi chi prima brevetta, prima gode di quel brevetto. Prima brevetta o prima deposita la domanda di brevetto? Deposito. Deposita la domanda? Sì. Quindi 18 mesi prima? Allora, i 18 mesi diciamo un concetto, nel senso nell'arco, i 18 mesi di segretezza, dici tu. Da quando faccio domanda fino a quando non ricevo le critiche, rispondo alle critiche, io sono comunque protetto. Sì. Il principio è quello. Chi prima arriva, prima alloggia. Poi io sono coperta. Sì, sei coperta, però sei coperta nello stato in cui tu hai voluto depositare. Quindi se ho depositato solo in Italia, sono coperto solo in Italia. Se io vado all'ufficio brevetti per brevettare una mia idea, ho la possibilità di scegliere come brevettarlo o invece io faccio domanda e mi viene direttamente registrato? Allora sei tu che lo decidi. Tu lo decidi? O italiano oppure EPO, europeo oppure PCT che è internazionale, no? Così tu decidi. Allora, costa di più naturalmente, no? Costa di più naturalmente. In funzione di come lo stai. Il mandatario, che è quello appunto che si deve occupare di preparare la domanda di deposito, è l'esperto, appunto, quindi mi parlo di lui, fatto parte del mandatario, il mandatario ti fa un'offerta di no, e quindi chiaramente in base al valore dell'invenzione tu decidi su come stai. Allora, vi rispondo con uno dei principi che è stato introdotto nel 1884 dalla Convenzione dell'Unione di Parigi, che è quello del diritto della priorità. Questo diritto, che è riconosciuto a livello mondiale, conferisce a chi fa un deposito per brevetto di invenzione di godere di una tutela provvisoria a livello mondiale per 1 anno, cioè per 12 mesi dalla data del deposito. Questo perché? Proprio per dare la possibilità a chi ha fatto il deposito per brevetto di invenzione di decidere in quali paesi estendere. Quindi se io oggi deposito un brevetto di invenzione in Italia, attraverso questo diritto di priorità, che mi garantisce una tutela provvisoria di 12 mesi a livello mondiale, io posso decidere in questi 12 mesi se poi estenderlo in Spagna
o estenderlo a livello europeo, o estenderlo in Cina, o nei paesi in cui io voglio che quel brevetto sia registrato e tutelato. Se io quindi brevetto solo in Italia, naturalmente dopo i 12 mesi uno spagnolo può vedere il mio brevetto, copiarlo, produrlo e venderlo in Spagna, in Francia, in Germania, ma sicuramente non può entrare nel territorio dello Stato italiano e sicuramente non può brevettarlo perché è già stato brevettato, quindi mancherebbe del requisito di novità. Ma solo in Italia però, se lo fai in Spagna lo può brevettare in Spagna. Il primo inventore? No, sì, anche un nuovo. Se io appunto ho il brevetto e ce l'ho soltanto per l'Italia, 12 mesi, sì, per l'Italia, no? Sì. Dopodiché uno che sta in Cina o in Spagna o che so in Russia lo può, diciamo, copiare. E brevettarlo non può stare. No, brevettarlo no. No. E perché mancherebbe del requisito di novità. E cosa può fare? Scusa, lo copia e che fa? Lo utilizza, senza sì, pagare i diritti. Sì. Questo perché allora questo perché comunque no, allora sì, io quello che consiglio, dipendendo un po' dai clienti, dall'attività dei clienti, se c'è un rischio di contraffazione da parte della Cina, quindi a me converrà tutelarlo in Italia e in Cina, perché quindi in Cina nessuno potrà produrle senza il mio consenso. Quindi in teoria blocco all'origine i contraffattori. Il discorso che abbiamo fatto prima, cioè quello è esatto, perché per ogni diciamo, domanda che fa di esenzione nei vari paesi c'è da pagare ai mandatari che ti fanno una bella parcella lì e ti dicono quanto costa l'estensione nei vari paesi o europei oppure sono volte diciamo, dai 2-3 mila euro in poi. Senza le spese del mandatario, ma ci devo aggiungere ai 2-3 mila euro le spese del mandatario, e quindi sono, mettiamo 5 mila euro, vabbè, quindi allora chi ha la finanza è bene, chi non ha la finanza si ferma. Ecco quindi la necessità di trovare un investitore, siamo sempre alle soldi, c'è qualcuno che deve crederci nell'idea e deve investire dei soldi, altrimenti ma deve avere anche sostegno economico. Allora se io fossi Berlusconi sicuramente i miei brevetti li stenderei a tutto il mondo, no? Perché la purtroppo lunga, sì, cioè, una domanda. È possibile estendere successivamente ad altri paesi il brevetto? Entro i 12 mesi. Scaduti i 12 mesi. Il brevetto di invenzione nei paesi in cui io non ho registrato può essere sfruttato. Non è concessa la possibilità di dire che dopo 2 anni lo faccio anche per un altro stato? No, c'è un caso particolare, cioè quello nel caso in cui io ho fatto un deposito di brevetto di invenzione, ho chiesto la segretezza per 18 mesi. Quindi anche se sono passati 12 mesi, però la domanda rimane segreta per i 18 mesi, quindi diciamo che ho 18 mesi di tempo. Però in quel caso poi bisogna ritirare la domanda originaria entro i 18 mesi, depositarne una nuova nei paesi in cui io effettivamente voglio depositare. Un'altra domanda, nel caso di attività inventiva, no? Se io produco un oggetto, no, utilizzando per esempio 2 sensori brevettati da differenti aziende, prendo questi sensori e dico che li metto insieme, io ci aggiungo qualcosa e costituisco, è lecita questa cosa? Allora, sì, è lecita. Io posso depositare questo brevetto di invenzione, però non so se lo posso utilizzare, perché se questi 2 dispositivi che io ho preso in considerazione per la mia invenzione sono oggetto di brevetto di invenzione, sono oggetto di monopolio di altri. Quindi per poter utilizzare quella parte di brevetto altrui per il mio brevetto dovrò chiedere una licenza. Un'altra domanda, è veloce, ma un italiano può andare a brevettare all'estero, cioè tipo andare a brevettare direttamente in Cina? Sì. Si
può fare. No, ma è bello, c'è sempre il passaggio del tempo, c'è il passaggio al banchi brevetti italiano, c'è sempre il passaggio. L'ufficio italiano sì, può fare da tramite per tutti i depositi, però io volendo posso anche andare direttamente all'ufficio che mi interessa. Un mandatario potrebbe appunto la domanda di brevetto la può fare non in Italia ma in un paese. Sì, però per quanto riguarda le attività all'estero noi appunto collaboriamo con altri mandatari. Cioè ad esempio se io devo depositare per un mio cliente italiano un brevetto di invenzione esclusivamente in Cina, comunque mi metto in contatto con il mio corrispondente cinese, il mandatario marchi brevetti, e che si occuperà lui della questione brevettuale in Cina. Questo perché naturalmente ogni paese fuori dalla comunità europea ha delle regolamentazioni diverse. E anche diciamo, l'ufficio, ad esempio in questo caso cinese, richiede sempre che ci sia un legale rappresentante dello Stato. Ecco perché le parcelle sono elevate, perché ci sono costi di carattere legale di... cinese, no? Sì. No, vabbè. Acquistare nel momento in cui realizzo quell'oggetto, che però nel presentare la domanda io non dico che non ho bisogno del tatto sensore che ho presentato, sottometto l'invenzione, poi in caso di realizzazione dovrò acquistare le licenze. Sì. Poi ci sono dei casi in merito alle licenze. Cioè se io devo realizzare la mia invenzione che però contiene un brevetto di una terza persona, quindi devo chiedere una licenza per sfruttare la mia invenzione, farò questa richiesta. Se, se questo terzo non mi dà la licenza, quindi non mi permette di sfruttare l'invenzione, io posso chiedere una licenza obbligatoria all'ufficio competente, ad esempio all'UIBM, l'ufficio italiano. Questa licenza obbligatoria verrà concessa obbligatoriamente nel caso in cui si verificano due requisiti, in cui io ho chiesto al titolare del brevetto precedente una licenza a costi ragionevoli e invece lui non me l'ha voluta dare, e nel caso in cui appunto la mia invenzione comunque sia qualcosa di talmente inventivo e utile che è un bene per il consumatore, l'utente ed il pubblico. Poi vi faccio un chiarimento anche in merito a quello che ci siamo detti fino adesso, nel senso che io devo decidere dove proteggere il brevetto, se in Italia, in Spagna o nel paese in cui voglio. Questo perché? Perché comunque io devo tutelare il mio brevetto e il paese in cui io lavoro, ma devo lasciare la possibilità anche nei paesi in cui io non ho tutelato il brevetto di sfruttare questa invenzione e quindi comunque concedere diciamo il diritto del progresso tecnologico, del normale progresso tecnologico. Ecco perché i brevetti di invenzione sono anche di carattere temporaneo, proprio perché se fosse un monopolio costante nessuno farebbe più innovazione. C'è anche l'eccezione dei brevetti di invenzione che invece hanno una grande utilità per il pubblico. Facciamo l'esempio, no? Di una invenzione che può essere talmente utile, una nuova scoperta che riesce a guarire delle malattie davvero importanti. L'inventore, il ricercatore, nel momento in cui fa la domanda di deposito per brevetto di invenzione, può ricevere un decreto di espropriazione da parte dello Stato, quando proprio questo brevetto di invenzione sia interessante e molto utile per il pubblico, ossia anche di interesse militare per lo Stato. Quindi diciamo che i brevetti di invenzione così inventivi e così utili per l'umanità o per lo Stato
possono essere oggetto di espropriazione da parte dello Stato, che però comunque garantirà all'inventore un equo premio, una remunerazione per quell'invenzione. Se lo comprano i grandi lobby farmaceutici oppure viene bocciato, viene fermato proprio. Non lo so. Farmaceutico oppure viene bloccato perché lì sono grossi. Sì, allora, in teoria comunque lo Stato dovrebbe essere cosciente che dovrebbe fare un decreto di espropriazione proprio per agevolare il pubblico, no? Sì, poi magari in realtà non lo so se è così o meno. Il terzo requisito è quello dell'industrialità. Cioè un'invenzione considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Questo perché? Questo requisito esiste perché il brevetto di invenzione deve essere qualcosa di oggettivo e materiale, non può essere un'idea in astratto. L'altro requisito che comunque è relativo è quello della lecità. Non possono costituire infatti oggetto di brevetto di invenzione le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico e al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa. Cioè io posso depositare un brevetto di invenzione, poi bisogna vedere se la sua attuazione è contraria alla legge o meno. Naturalmente un altro requisito relativo al brevetto di invenzione è quello della sufficiente descrizione. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale infatti debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza. Di solito nella domanda per brevetto di invenzione c'è un vero e proprio schema. Cioè bisogna dare un titolo e un nome alla propria invenzione, poi fare un abstract, che è un piccolo riassunto che tratta appunto quello di cui concerne l'invenzione stessa, e poi si passa alla descrizione, che è l'elemento più importante. La descrizione si compone di dello stato dell'arte, lo stato della tecnica, quindi io introduco al lettore di quel brevetto di invenzione ciò che è già noto allo stato dell'arte, proprio per introdurre la mia invenzione, cioè dire questo è già conosciuto, partendo da questo io sono arrivato a quest'altro. L'elemento più importante sono le rivendicazioni. Le rivendicazioni sono proprio ciò che io rivendico di aver inventato, di essere nuovo ed inventivo. Assieme alla descrizione e alle rivendicazioni posso allegare i disegni, che servono proprio a far comprendere meglio al lettore di quello di cui stiamo parlando. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, tuttavia la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni stesse. Le invenzioni devono essere descritte in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. Naturalmente l'invenzione, nel brevetto di invenzione bisogna descrivere solamente un'invenzione. Questo può essere uno dei difetti che possono essere rilevati dall'esaminatore, proprio perché magari nella descrizione io posso dire che quel brevetto di invenzione ha più funzioni, ma questo non viene accettato dall'esaminatore. Bisogna quindi per ogni deposito di brevetto di invenzione indicare una sola invenzione. Se io da un'invenzione riesco a capire che invece ho più vantaggi di carattere diverso, io posso fare delle domande di brevetto multiplo. Sì. Ma la descrizione dell'invenzione deve essere completa ma non dettagliata?
Allora, c'è una differenza di descrizione dal punto ingegneristico e dal punto di vista di un mandatario brevetti. Allora, sicuramente dal punto di vista ingegneristico, un ingegnere dettaglierà al millesimo ogni parte di quell'invenzione. Nella descrizione di un brevetto di invenzione non bisogna descrivere tutto. Nel senso che, faccio un esempio banale, se io oggi ho scoperto la penna Biro, vado all'ufficio italiano brevetti e marchi e deposito il brevetto di invenzione per una penna Biro di forma cilindrica di 10 cm che scrive blu. Allora, questa descrizione, che è dettagliata, è molto sbagliata, perché mi tutelerà solamente per la penna Biro cilindrica di 10 cm che scrive blu. Io dovrò scrivere, in un testo brevettuale ben fatto, io dovrò scrivere: io ho inventato una penna Biro che può essere di tutti i materiali, di tutte le dimensioni, di tutte le lunghezze, che scrive blu, ma può scrivere anche in tutti gli altri colori. In questo modo io ho creato un ambito di tutela molto ampio, e quindi sono molto, il mio brevetto è molto forte. Sarà difficile per uno venire a copiare e dire che ha inventato la penna Biro che è cubica, che scrive rosso, perché comunque nella mia descrizione comprendevo tutti questi elementi. E poi ci sono i mandatari che danno i loro suggerimenti, sono gli esperti che scrivono domande di brevetto, quindi loro sanno più o meno come, diciamo, descrivere delle cose, no? Sì, ti aiutano molto in questo, no? L'intelligenza è proprio nel poter allargare il più possibile l'ambito di tutela, e naturalmente un mandatario brevetti deve tenere conto degli altri requisiti, soprattutto quello della novità, in modo tale da comunque descrivere in modo tale che quell'invenzione sia realmente inventiva e nuova rispetto allo stato della tecnica. Quindi ti rispondo di nuovo che una descrizione ingegneristica per un brevetto di invenzione è molto sbagliato, perché essendo molto descrittiva mi limita. Io invece, da quello che ho inventato, devo cercare di prendere in considerazione l'invenzione nel suo ambito di tutela più generico, più ampio. Naturalmente però non bisogna cadere nel generico vero e proprio. Esatto, sarebbe troppo generico, e l'esaminatore mi direbbe che è troppo generico. Quindi è una via di mezzo fra qualcosa di determinato, che comunque devo spiegare nello specifico, ma non troppo nello specifico. Il giusto equilibrio, insomma. Sì. In questa slide, bene o male, c'è la risposta alla domanda di prima. I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto però decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata resa accessibile al pubblico. Di solito in una domanda di deposito io posso decidere il periodo di segretezza nel mio brevetto di invenzione. Il periodo che viene indicato di solito è quello di 18 mesi. Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda, oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda, se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli stessi allegati. Cioè, una volta che passa il periodo di segretezza, la mia domanda di brevetto di invenzione può essere vista, può essere appunto letta da tutti. A me comunque non interessa, perché io ho depositato il brevetto, quindi sono tutelato. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono alla data di tale notifica. Questo che significa? Significa che se io oggi deposito un brevetto di invenzione e indico che voglio che la mia domanda di brevetto di invenzione sia resa pubblica fra 18 mesi, e fra una settimana mi rendo conto che c'è un contraffattore del mio brevetto di invenzione che ancora non è stato reso accessibile al pubblico, io posso rendere il mio brevetto pubblico attraverso una notifica a questo contraffattore.
e quindi posso anticipare la segretezza della mia domanda di brevetto di invenzione. Cosa? Come si fa a scoprire il contraffattore? Di solito chi lavora nel settore è proprio l'operatore a capire subito se c'è un contraffattore o meno. Cioè già nel mercato, nella vendita di prodotti o servizi, uno capisce se c'è un contraffattore, proprio perché comunque si tratta di un prodotto, di un servizio relativo ad una mia invenzione, a qualcosa che è nuovo e che prima non c'era. Poi naturalmente ci possiamo essere anche noi mandatari che possiamo fare un servizio di vigilanza. Se due diversi soggetti hanno brevettato quasi contemporaneamente in due paesi diversi la stessa idea progettuale, questo periodo di segretezza sostanzialmente fa in modo che i due progetti vadano avanti parallelamente senza che uno sappia dell'altro. Sì. In questo tipo di situazione come ci si rifà? In questo tipo di situazione capita spesso che poi dopo che passa il periodo di segretezza ci sarà uno scontro fra i due titolari del brevetto e lì vige sempre il principio di chi prima arriva e prima alloggia. Sì. Volevo dire qualcos'altro ma mi sono dimenticato. Allora, il brevetto di invenzione industriale dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può essere prorogata la durata. Questo ad eccezione dei prodotti farmaceutici, chimici e fitosanitari. Lo spiegherò dopo, però il fatto è che per questi tipi di brevetti di invenzione viene data una proroga oltre i 20 anni proprio perché queste invenzioni, prima di essere messe nel mercato, devono passare un procedimento di valutazione da parte delle autorità sanitarie competenti che di solito fanno passare diversi anni prima di rilasciare questa concessione per la vendita nel mercato. Allora, i diritti che vengono conferiti dal brevetto di invenzione sono di due tipologie, un diritto personale e il diritto patrimoniale. Il diritto personale è un diritto imprescindibile che spetta all'inventore in quanto tale, cioè quindi è il diritto di essere riconosciuto come inventore di quell'invenzione. Questo diritto non può essere ceduto a nessuno. Mentre i diritti di carattere patrimoniale possono essere ceduti. Infatti i diritti nascenti dallo sfruttamento delle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto come autore, sono alienabili e trasmissibili attraverso la vendita o la licenza del brevetto. Il diritto al brevetto di invenzione industriale spetta all'autore e dell'invenzione o suoi aventi causa. Ed è per questo che introduco l'articolo sull'invenzione dei dipendenti. Nel senso che se io comunque commissiono ad un ricercatore, ad un libero professionista, di realizzare quell'invenzione, sicuramente quel ricercatore sarà riconosciuto come inventore, ma i diritti patrimoniali che scaturiscono da quell'invenzione sono miei, del datore di lavoro che ti ho dato le risorse e le indicazioni per poter realizzare l'invenzione di cui io avevo bisogno. Andiamo all'università, andiamo. Dopo c'è è un caso particolare. Gli inventori di cui non sa nulla, no? Noi ci lavoriamo, facciamo ricerca, poi facciamo i brevetti, allora noi siamo gli inventori, però il proprietario della proprietà intellettuale dell'università è... Allora, sì, è una storia dopo... non riesco a dire che no. Ci credo. Allora, dopo ci sono... Una legge a sto punto, laddove chi fa l'invenzione, no, è anche ha la proprietà intellettuale dell'invenzione, no, perché io ci lavoro dentro, allora l'università si frega la proprietà e tutto il resto. Allora, in effetti ha ragione, ed è anche contemplato nel codice della proprietà industriale, però nel caso delle università, come in qualsiasi contratto che si può fare, anche fra privati, bisogna vedere quello che c'è scritto nel contratto e quindi lavorando con l'università bisogna vedere che c'è scritto nell'atto costitutivo dell'università,
perché naturalmente l'università, essendo un ente che appunto diciamo lavora, investe nella ricerca e sviluppo, deve poter trarre. Con noi l'università è lo Stato, è il Ministero, no? Sì. La ricerca che ci finanzia, che finanzia, eccetera, eccetera. Quindi, che c'entra l'università? Sì, molte volte dipende dall'atto costitutivo, diciamo che cerca di avvantaggiarsi quanto più possibile dalla titolarità dei diritti patrimoniali dei brevetti, proprio perché deve ricavarne denaro per poterlo reinvestire in nuova ricerca e sviluppo. Non contribuisce alle spese, poi questo è il problema, che se contribuisce alle spese allora va bene, invece no. Dall'altro risulta lì che lei partecipa, però non partecipa alle spese. Mm. Bella cosa, insomma. Questo dipende da università a università. Questo che ha fatto richiesta di dare la proprietà, diciamo, intellettuale a gratis agli inventori. Sto aspettando la risposta. Bisogna leggere l'atto costitutivo. Comunque bisogna cambiare queste cose. Adesso comunque lo descrivo nel dettaglio, però prima passiamo alla descrizione dei vari tipi di brevetti di dipendente. Il primo caso è quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro, di impiego, in cui l'attività è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo è retribuita. Quindi i diritti derivanti dell'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto quello di essere riconosciuto come autore. Quindi se io contratto un ingegnere per dirgli fammi questa invenzione, è un contratto su commessa e quindi anche se lui sarà l'inventore, i diritti di carattere patrimoniale sono miei. Il secondo caso è il caso in cui non è prevista e stabilita una retribuzione in compenso all'attività inventiva e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego. I diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto come autore, spetta qualora il datore di lavoro e i suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzano l'invenzione in regime di segretezza industriale un equo premio. Allora, qui è il secondo caso in cui io ho un'azienda e nel contratto dei miei dipendenti comunque non è contemplata l'attività di ricerca e sviluppo e quindi di poter arrivare a un brevetto di invenzione. Il mio dipendente però riesce ad arrivare ad una scoperta, ad un'innovazione, ad una novità. Questo brevetto di invenzione comunque, se appartiene all'attività dell'azienda in cui lavora il dipendente, sarà di proprietà del datore di lavoro. E questo perché? Perché io dipendente sono riuscito ad arrivare a questa nuova scoperta solo perché lavoro in questa azienda da tempo e solo perché utilizzo le risorse, le conoscenze, i macchinari, gli impianti di questa azienda. E quindi sono arrivato a realizzare questa innovazione attraverso gli strumenti dell'azienda. Al dipendente inventore spetterà il diritto di essere riconosciuto come tale, al datore di lavoro invece i diritti patrimoniali del brevetto di invenzione. Comunque, visto che nel contratto di lavoro non era contemplata questa attività di ricerca e di sviluppo, al dipendente sarà riconosciuto un equo premio, cioè un premio per quell'invenzione. Per la determinazione dell'equo premio si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché dal contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Domande? Questo è un altro caso. Il terzo caso, qualora non ricorrano le condizioni previste nei precedenti due casi e si tratta di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha diritto di opzione d'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere o d'acquisire per la medesima invenzione brevetti all'estero,
verso corrispensione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Nel caso in cui il mio dipendente, quindi, abbia realizzato un'innovazione, sia arrivato a una nuova scoperta che comunque non è strettamente relativa all'attività della mia azienda, il diritto personale appartiene sempre all'inventore e il diritto patrimoniale diciamo che può essere negoziato, cioè l'azienda può decidere di chiedere un'opzione d'uso per questo brevetto e poi oppure lasciare comunque libero uso del brevetto e anche il diritto di brevettazione al dipendente inventore. Non lo può, diciamo, un inventore non può acquisire il brevetto, no, pagando, valutando eventualmente, no, cosa appunto il datore di università ha dato di suo in termini di posto di lavoro, attrezzatura di lavoro, quindi quantificare per non so quanti anni contributo del posto, delle attrezzature, e quindi poi io posso pagare l'università per acquisire, diciamo, la proprietà, diciamo, del brevetto, e quindi il diritto o l'inventivo di patrimonio. No? No, è l'inverso, perché l'università ti dirà: tu, grazie alle nostre conoscenze, ai nostri strumenti, sei arrivato all'invenzione, quindi comunque a noi aspetta un qualche diritto. Ok, ti posso dare le royalty io. Allora, bisogna vedere cosa è contemplato nello statuto. L'essenziale è che la proprietà deve essere mia, questo è il punto nodale. La proprietà è mia, quindi non è tua, quindi al limite tu partecipi, eccetera, eccetera, e facciamo un contratto e io ti do un tot, diciamo, per ogni test che lo facciamo. Esatto, io mando tot. Si può contrattualizzare, quindi nel contratto si può decidere cosa definire, quali diritti distribuire. Si può fare con un contratto previo, cioè prima di iniziare l'attività di ricerca comunque devo definire quali sono le clausole di questa attività, non dopo è già troppo tardi, dopo se non c'è un contratto ci si attiene o a quello che dice il codice o a quello che dice lo statuto universitario. Bisogna leggere prima. Allora, comunque, una specificazione. In particolare si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro di impiego un'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'inventore rientra. Nel senso che se io sono un dipendente di un'azienda che ha inventato qualcosa e mi licenzio dall'azienda e poi la deposito a mio nome, se questo deposito viene fatto entro l'anno da quando io mi sono licenziato dall'azienda, comunque questo brevetto appartiene all'azienda. Ok? La doppia fregatura. E vabbè, è una tutela per l'azienda. Per il spin-off probabilmente si è tutelato, no? Cioè se un docente partecipa ad uno spin-off e deposita un brevetto, in quel caso non appartiene al cliente, anche se è dipendente dell'università. Allora, dovremmo vedere il caso specifico, cioè se l'invenzione comunque tratta il settore di ricerca in cui il professore prima lavorava nell'università e dello stesso settore per cui sta lavorando nella spin-off. E perché quindi comunque bisogna considerare... Se
società. Ma che c'è? La spin-off è già una società sua, è una SRL dove sono i soci, ci sono. Quindi se io faccio l'invenzione, il brevetto a nome del, come la mia, la Biotoxin per esempio, SRL, è di proprietà, diciamo, della Biotoxin. Tant'è che l'università partecipa allo spin-off con una sua percentuale come socia al 10%, per esempio. Quindi io ti do il 10%. È uno spin-off, professore. Cioè, si chiama spin-off perché c'è l'incubatore università, altrimenti... Sì, ma siamo incubati, però tu già sei una società, no, più sì, come la mia, che è, pensi, diciamo... che da questo punto di vista rientri l'università come proprietario anche di eventuali risultati. L'università noi paghiamo, paghiamo i metri quadri che occupiamo lì, che ci dà l'università, la stiamo pagando noi all'anno 275 euro, ci frega pochi soldi per l'università, no? E quindi il brevetto che abbiamo fatto, uno che appunto io parlo con lui, che è di europeo IPO, no? Praticamente è di proprietà della Biotoxin, non c'entra niente in questo punto di vista come proprietà, diciamo, intellettuale. Intellettuale, però patrimoniale sì. No, patrimoniale partecipa semplicemente come con il 10%, perché lì è socia al 10%, quindi io ti do il 10%. Cioè bisogna vedere se è così, bisogna vedere che cosa c'è. Bisogna vedere cosa si è stipulato, bisogna vedere di caso in caso nello specifico. Cosa è scritto nel contratto, la costituzione dello spin-off. C'è scritto... No, forse bisogna stare attenti quando si tutelarsi, esatto, già nel momento in cui si istituisce lo spin-off pensare a una possibilità del genere. Sì. Sì, è quello che io con più consiglierei. Se l'invenzione avviene nello spin-off, ma lo spin-off per produrre quell'invenzione utilizza i laboratori dell'università per i quali paga anche un affitto e quindi macchinari dell'università, l'invenzione, quindi l'oggetto di brevetto, è comunque il risultato dei mezzi e dell'università. Quindi l'università non può lì vantare lo stesso diritto che vanta una normalissima azienda sul dipendente. Dipende da caso in caso. Sì, purtroppo sì. No, l'utilizzo delle attrezzature sono gratis, mette a disposizione, no? Si paga soltanto, no, i metri quadri che tu occupi come società, come spin-off. Però per regola, se io fossi l'università, io direi che sei arrivato a inventare questo utilizzando i miei mezzi, i miei macchinari, i miei. Quindi io la mia. Come l'azienda, cioè io ritorno nel caso dell'azienda, quindi è come se l'azienda pretendesse poi che il datore di lavoro divenisse l'unico proprietario dell'azienda. Guarda, allora ci sono punti di vista naturalmente diversi, no? L'università ha un punto di vista e la spin-off in questo caso ha un punto di vista diverso, però io come mandatario, nel caso in cui ci siano dei problemi appunto sulla titolarità di questo brevetto, io andrò a chiedere l'atto costitutivo dell'università, il contratto che è stato stabilito, l'atto costitutivo della spin-off, per vedere ciò che era stato concordato prima. In un'azienda, se ci sono 4 soci, 25%, quindi soci con quote simili, e uno di loro, utilizzando ovviamente quello che ha l'azienda a disposizione, inventa, lui è il proprietario del brevetto o l'azienda, la società. Il 25% dovrebbe essere. Allora. L'inventore è la cosa, poi la proprietà l'inventore è chi l'ha inventato. La proprietà è dell'azienda. Dei soci. Questa invenzione è relativa all'attività dell'azienda? Sì. Perché potrebbe essere inventato come azienda, no? Quindi come azienda, la proprietà divisa in una percentuale. E se l'invenzione non ha un utilizzo previsto dalla risoluzione dell'azienda? Allora, se io quest'altro caso. L'ultimo caso, nel caso in cui il dipendente comunque inventa qualcosa che non è relativo all'attività dell'azienda. Se però questa invenzione interessa anche all'azienda, questa azienda può chiedere un diritto di uso, non esclusivo. Ok? Nel caso di un'azienda, potete commentare un po' il discorso di la collega. E per al di là degli aspetti normativi, insomma, già previsti,
per non incappare in situazioni che poi magari sono difficili da gestire, conviene fare all'origine dei patti parasociali in cui si chiarisce il ruolo di ognuno e circoscrivere eventuali tutte le questioni legate alla proprietà intellettuale dei vari soci, quindi poi in maniera abbastanza sì. Sì, infatti i problemi nascono quando uno non aveva contemplato che ci sarebbe stata la possibilità di un brevetto di invenzione, quindi comunque non viene regolamentato a priori, e quindi poi quando si arriva alla scoperta, poi lì naturalmente ci sono interessi diversi che bisogna capire poi. Ecco perché quando si fa la spin-off nella compagine, lì abbiamo spiegato noi, ovviamente, bene, bisogna che ci sia tra i soci un esperto legale, ci vuole, appunto, chi ti deve appunto saper difendere, perché se tu sei giusto o no? Sì, e poi c'è la slide, menzione dei ricercatori. Allora, in pratica il codice di proprietà industriale dà delle linee guida, però poi effettivamente ogni università ha il proprio atto costitutivo, i propri obiettivi, le proprie differenze l'una dall'altra. Quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o una pubblica amministrazione, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette, ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore, naturalmente, che ha inventato l'invenzione, presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione. Le università, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università e alla pubblica amministrazione, ovvero ai privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. Bisogna comunque attenersi al contratto di ricerca e allo statuto dell'università. Si pagherà tutte le spese, okay. Il momento in cui chiede all'università quindi la copertura delle spese, il discorso nemmeno si pone. Allora, se io sono un ricercatore e ho inventato qualcosa, ho il diritto di depositarlo, di chiedere comunque la tutela di questa invenzione, però sono obbligato a darne comunicazione all'università, perché io comunque lavoro per l'università, ho un determinato contratto di lavoro, quel contratto sarà indicato, anche descritto, si spera, come verranno gestiti questi risultati della ricerca, e quindi, come dico alla fine di ogni cosa, come ho ripetuto prima, poi bisogna vedere nello specifico cosa è stato concordato e scritto prima. In ogni caso l'inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, a meno che nel contratto o nello statuto non sia stabilito qualcosa di diverso. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alla determinazione alle stesse compete il 30% dei proventi o dei canoni. Trascorsi 5 anni dalla data del rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi 20 case non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e diritti patrimoniali ad essa connessa, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto come autore. Ciò invece non si applica nelle ipotesi di ricerche finanziate in tutto o in parte da soggetti privati, ovvero realizzati nell'ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
Allora, i diritti che vengono conferiti dal brevetto di invenzione. Il diritto di brevetto per invenzione... Dopo 5 anni però poi uno lo può fare anche decadere il brevetto, no? Dopo 5 anni. Allora, perché se non si paga, se non si pagano le tasse, decade. È chiaro, secondo decade il brevetto, quindi l'università anche, cioè per lo sfruttamento dopo eventuale. No? Sì, se in pratica io ogni anno devono essere pagate delle annualità per mantenere in vita il brevetto. Se io non pago questa annualità, il brevetto decade. Decadendo il brevetto, questo significa che diventa di dominio pubblico. Chiunque lo può utilizzare. Esatto. Allora, il diritto di brevetto per invenzione industriale consiste nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato nel quale è stato registrato. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi. Se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione. Se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Allora, quindi con la registrazione mi vengono conferiti dei diritti di esclusiva. Il diritto di esclusiva di utilizzare io e solo io quel brevetto di invenzione, a meno che non decida di farlo utilizzare ad altri attraverso delle licenze, quindi attraverso il mio consenso, e il diritto di vietare a terzi di utilizzare l'invenzione. In questo caso faccio la specifica fra brevetto di invenzione per prodotto e per procedimento. Se io ho inventato un prodotto che è oggetto di brevetto di invenzione, nessuno potrà copiare quel prodotto. Se invece brevetto un procedimento, nessuno potrà copiare quel procedimento e nessuno potrà nemmeno vendere prodotti che derivano da quel procedimento. Con questo che voglio dire? Che un brevetto di procedimento non tutela soltanto il procedimento, ma tutto quello che potrà essere ottenibile attraverso quel procedimento. Quindi il brevetto di prodotto tutela solo il prodotto, il brevetto di procedimento tutela sia il procedimento sia tutti i prodotti che vengono realizzati attraverso quel procedimento. Ovviamente per arrivare a un prodotto c'è un procedimento, quindi a questo punto bisognerebbe brevettare l'uno e l'altro. Arrivare a un prodotto c'è una procedura, un procedimento, un protocollo che insomma, no, non un procedimento in quel senso, un procedimento proprio di produzione, la filiera, diciamo. Sì, esatto. Se io utilizzo per realizzare un prodotto una parte del prodotto che è stata brevettata, io devo chiedere la licenza di utilizzo di quella parte e poi posso brevettare il prodotto, però? No, tu la domanda di deposito la puoi già fare descrivendo la nuova invenzione e gli elementi anteriori, cioè, se io il brevetto anteriore. Prodotto, ho bisogno di un componente già brevettato e quindi tutelato. Io al proprietario di quel brevetto cosa devo chiedere? L'utilizzo? Allora, tu puoi depositare la domanda comunque, senza chiedere niente a nessuno, però nel momento in cui dovrai sfruttarla commercialmente o comunque attuarla, devi chiedere un'autorizzazione, una licenza. Però il deposito tu comunque lo puoi fare. Lo posso, sì. Già, perché comunque il prodotto, ovviamente devo ottenere un prodotto a un utilizzo nuovo, quindi brevettabile, però innovativo dal punto di vista di cosa poi? Dello stato dell'arte, quindi anche il brevetto precedente di quel, è stato dell'arte. Una bevanda, quella bevanda che utilizza qualcosa già brevettato che metterò all'interno di quella bevanda deve essere nuova e innovativa rispetto a tutte le bevande. Sì. Allora sì, sempre comunque i requisiti di brevettabilità sono sempre gli stessi, quindi se io ho un brevetto che contiene un altro brevetto precedente, comunque questo mio brevetto deve rispondere al requisito di novità mondiale, sì, attività inventiva. Non è che perché io ho utilizzato qualcosa di già brevettato
tra virgolette, mi gioco di innovatività nel prodotto realizzato? Cioè, cosa devo chiedere io che sia innovativo? Il prodotto. Tu devi descrivere l'innovatività. Quindi io dove devo puntare? Sul prodotto innovativo o sull'utilizzo innovativo? Cioè, perché il prodotto mi sembra poco innovativo, visto che utilizzo componenti già brevettate. Allora, il prodotto deve essere innovativo. Perché quello che dici tu, utilizzo innovativo, sarebbe come un nuovo utilizzo. Quindi comunque può essere oggetto di brevetto perché è un nuovo utilizzo. È un nuovo utilizzo di quella cosa brevettata. Sì. Loro sanno di chi si parla. Allora, invece diciamo il caso che una macchina è stata brevettata soltanto in Italia, però viene prodotta anche in Cina. Sì. Io sono un'industriale, posso comprarla in Cina e importarla in Italia? O in qualche no, perché è tutelato. Sì. Sì, non può entrare niente in Italia. Sì. Il brevetto italiano? No, facciamo un esempio più semplice. Se io ho brevettato in Italia il sistema del cellulare, l'azienda tedesca costruisce il cellulare con la legge italiana che non è coperta in Germania, solo in Italia. Poi un utente qualunque va online e compra quell'oggetto in Germania, viene spedito in Italia. La dogana lo blocca. Sì. Allora noi lavoriamo tantissimo con le dogane, proprio perché comunque bisogna tutelare i propri diritti di esclusiva e le regioni in cui io ho voluto tutelarmi. Quindi di solito io mando una comunicazione alle autorità doganali descrivendo il brevetto e in teoria le dogane dovrebbero bloccare qualsiasi oggetto coperto da quel brevetto. Nel caso pratico comunque mi succede spesso che i clienti già sanno che stanno, cioè già la contraffazione c'è stata con delle importazioni illecite, quindi poi ci rivolgiamo alle autorità doganali descrivendo sia il brevetto sia come sono queste imitazioni, queste contraffazioni, e devo dire la verità che comunque le dogane bloccano tutto, fermano tutto, sequestrano tutto. Motivo per cui ad esempio non si può comprare l'ultimo modello dell'iPhone dall'America e portarlo in Italia. Diciamo che tu puoi comprarlo, no? Però nel momento in cui sta passando la dogana, quello è un illecito, perché tu comunque stai comprando online, stai comprando sul sito loro. Quindi comprare puoi comprare, però entrare in un territorio di esclusiva non puoi. In quel caso penso che un po' di non per la tassazione, non per così non lo capisco. Lo cerco proprio negli Stati Uniti a rilanciare il controllo della dogana. Allora facciamo un esempio più generico. Vabbè, con questo volevo dire che cioè, acquistare online in un altro stato non è un reato, giusto? Però nel momento in cui il prodotto contraffatto entra nello stato, quello sì è un reato. Okay? Ci fermiamo per la pausa? Prima parte di dimensione, poi allora ritorniamo a noi, farei una breve parentesi per quanto riguarda quello che ci siamo detti precedentemente, soprattutto sulle risorse finanziarie per poter fare un deposito brevettuale. Allora, vorrei spezzare una freccia in favore dei depositi nazionali che non sono onerosi. E la tassa di deposito equivale a 200 euro e le tasse, le annualità sono veramente esigue. Nel momento in cui si fa fuori all'estero, come brevetto europeo o internazionale, sicuramente le spese si moltiplicano per tutti quei paesi in cui io decido di registrare. Però il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi finanzia sempre questo tipo di attività e soprattutto in questi ultimi anni di crisi, proprio perché il cambiamento tecnologico può essere l'uscita, può essere l'elemento che garantisce l'uscita dalla crisi. Se andate sulla pagina dell'UIBM, infatti, nella parte incentivi,
ci sono diversi tipi di finanziamenti a cui si può accedere. Finanziamento brevetti più, che quindi tutela la registrazione dei brevetti soprattutto all'estero, disegni più e marchi più. Naturalmente disegni più per i modelli di design, i marchi per i marchi d'impresa. Si finanzia fino all'80-90% sia di tasse che di spese di consulenza, però agevolando appunto le estensioni fuori dall'Italia. Poi c'è il Fondo Nazionale Innovazione e altri incentivi che sono riferiti a bandi di carattere regionale e bandi della Comunità Europea. Vediamo se in Puglia c'è qualcosa. Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione. Vabbè, questo per farvi, per darvi un'indicazione su dove potete trovare i finanziamenti ai brevetti. Di cui istituzioni mettono però dei limiti, pare, entro sei mesi. Allora, la maggior parte di questi finanziamenti è a sportello, quindi i soldi ci sono finché ci sono. Bisogna saperlo prima che esca. Poi. Mi pare che un requisito è che deve essere costituito non più di sei mesi prima del bando. I requisiti cambiano da bando a bando comunque. E poi la maggior parte delle volte chiedono comunque che i costi siano anticipati e poi vengono rimborsati. Una domanda, non è prevista una progressività sui costi della registrazione in funzione della potenzialità di quel brevetto? Sì, sì, esatto, il brevetto dura 20 anni e bisogna pagare un'annualità. Sì, no, e le annualità, l'invenzione diciamo ritenuta di poco conto piuttosto che l'invenzione che diciamo potrebbe avere un guadagno 10 volte tanto, non è proporzionale il costo, no? No, il costo è sempre fisso, però effettivamente le annualità cambiano e vanno aumentando, perché si suppone che dal primo anno al decimo anno comunque ci sia stato un incremento delle vendite di quel prodotto tecnologico, ed è per questo che le tasse sono equiparate a questa crescita teorica. Allora, stavamo parlando della differenza del brevetto di invenzione per prodotto e per procedimento. Quello di procedimento è un brevetto, fra virgolette, più forte, proprio perché non tutela solamente il procedimento, se non tutti gli oggetti, i prodotti risultanti da quel procedimento. Infatti, nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento. Alternativamente, se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo e se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento. Nel caso in cui ai fini della prova contraria, quindi nel caso in cui si deve provare la contraffazione di un contraffattore, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali. Cioè, nel caso pratico in cui io ho registrato un brevetto di invenzione e si presuppone che il mio concorrente stia copiando il mio brevetto, io posso azionare delle azioni legali d'urgenza contro questo contraffattore, che presumo sia contraffattore proprio perché il mio brevetto ha il carattere di novità e quindi sfrutta un procedimento o realizza dei prodotti nuovi. Quindi c'è una presunzione della contraffazione, ma per poter far valere questo diritto bisogna appunto tutelare, il tribunale chiede di tutelare anche gli interessi del convenuto.
e quindi ci sarà un consulente tecnico di ufficio che andrà a ispezionare i prodotti o le macchine oggetto di contraffazione, però mantenendo comunque segrete quelle informazioni di carattere rilevante per l'azienda convenuta contraffattrice. Quando invece il titolare del brevetto di invenzione vende gli strumenti o i macchinari che servono per la realizzazione di quell'invenzione, si presume automaticamente che con la vendita di questi strumenti stia dando una licenza per poterli utilizzare, quindi per poter sfruttare l'invenzione stessa. Allora, questi diritti di esclusiva, cioè di monopolio esclusivo del brevetto di invenzione e il diritto di vietare a terzi l'utilizzo di questa invenzione salvo il proprio consenso, hanno delle limitazioni. Queste limitazioni sono le seguenti, cioè se l'oggetto dell'invenzione viene realizzato da atti compiuti in ambito privato o a fini non commerciali. Cioè se io comunque riesco a capire come funziona quel brevetto e sfrutto quel brevetto per ambiti privati, cioè per realizzare dei prodotti che utilizzerò io e solo io a casa mia, non sto contraffacendo il brevetto. La contraffazione avviene nel momento in cui io sfrutto questo brevetto e vendo quei prodotti agli altri. Quindi naturalmente sono in contraffazione del titolare del brevetto, che ha solo lui il diritto di esclusivo di poterlo sfruttare nel mercato. L'altra limitazione è quella appunto di studio e sperimentazione. Nel caso in cui io utilizzo quel brevetto per fare delle sperimentazioni, per fare dei casi di studio, lo posso utilizzare tranquillamente, non vado in contraffazione del brevetto. Per quanto riguarda invece i brevetti di carattere chimico-farmaceutico, c'è una limitazione contemplata dal codice della proprietà industriale che dice che non c'è contraffazione o violazione dei diritti del brevetto nella preparazione estemporanea dei medicinali nelle farmacie per unità. Cioè un farmacista potrebbe avere il diritto di riprodurre delle poche unità di quel nuovo farmaco che è oggetto di brevetto. Allora, questa precisazione che vi leggerò è quello che ci siamo detti precedentemente, cioè dei brevetti dipendenti, in cui io invento qualcosa che però contiene al suo interno un brevetto già registrato da parte di un terzo. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzione industriale, ancora in vigore, non può essere attuato né utilizzato senza il consenso del titolare di questi ultimi. Faccio un'altra precisazione, che è quello del diritto di preuso. Chiunque nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarla nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. Allora, questo è il caso in cui io invento qualcosa di nuovo, inventivo, e faccio il deposito della domanda. Però magari in Spagna c'è un'azienda che ha fatto la stessa scoperta, che però non l'ha brevettata, che non diciamo ancora l'ha resa pubblica in modo ufficiale, e quindi l'azienda spagnola, anche se io ho fatto il deposito di questo brevetto di invenzione, può godere di un diritto di preuso e utilizzare questa invenzione però nei limiti in cui l'ha già fatto. Cioè se l'azienda spagnola comunque utilizzava questo brevetto di invenzione per produrre 10 pezzi di un determinato prodotto, dovrà continuarne a produrre massimo 10.
nel momento in cui ne produce di più, e cioè sfrutta questo brevetto altrui di più rispetto a quello che aveva fatto nel preuso, allora lì siamo in contraffazione. Cosa? Allora, a me succede spessissimo che nelle cause in materia di marche e brevetti ci siano delle prove che vengono appunto reperite da investigatori privati. O comunque... Pagati da chi? Beh, dall'attrice, da chi vuole fare la causa. E comunque nel momento in cui io voglio instaurare una causa e quindi avviare delle azioni legali, posso chiedere anche l'esibizione dei documenti contabili e quindi di quanto prodotto e venduto. Sembra una possibilità remota questa qui del preuso, no? Nel senso che se uno inventa una cosa innovativa, il 90% delle volte la pone sotto brevetto, sì, perché non hai, sì, soldi per... Sì, esatto. Sì, però naturalmente il codice deve contemplare, certo, tutte le possibili, i possibili scenari, sì, le possibili situazioni. Allora, questa è un'altra limitazione del diritto esclusivo di brevetto, con esclusione dei diritti sui marchi e sulla proprietà industriale, in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità. Quindi se io ho inventato qualcosa che è di interesse per lo Stato, per la difesa militare porta dei grandissimi vantaggi dal punto di vista sanitario per quindi il pubblico e per i malati, lo Stato può con decreto legislativo espropriare all'inventore il brevetto stesso, però appunto deve riconoscere all'inventore un premio, un'indennità. Nel decreto di espropriazione è fissata l'indennità spettante al titolare del diritto di proprietà industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la commissione dei ricorsi. Naturalmente per garantire il normale progresso tecnologico a livello nazionale ma in tutti gli altri paesi e quindi ovviare a questo monopolio che è il brevetto di invenzione, il titolare del brevetto di invenzione, una volta che fa il deposito, comunque deve attuare l'invenzione. Perché se non, l'invenzione non viene sfruttata, questo rappresenta un blocco per gli altri che vorrebbero utilizzarla o che vorrebbero utilizzarla per fare innovazione, per sfruttarla per arrivare a nuove tecnologie, a nuovi brevetti. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato, misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in un'esposizione ufficiale ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti, fino alla chiusura della medesima, purché siano state esposte almeno per 10 giorni, o in caso di esposizioni di più breve durata per tutto il periodo di essa. Introduzione alla vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in stati diversi da quello dei membri dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, ovvero dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, non costituisce attuazione dell'invenzione. Allora, anche questo, anche di questo ne abbiamo parlato brevemente prima, cioè delle licenze obbligatorie. La licenza obbligatoria può essere concessa appunto obbligatoriamente nel caso in cui io, titolare dell'invenzione, non la sfrutto e quindi può essere sfruttata da terzi che ne possono fare migliore utilizzo, e nel caso in cui venga inventato qualcosa di nuovo che abbia al suo interno un brevetto già depositato, però un qualcosa di nuovo di talmente utile per l'umanità che porta appunto alla concessione di una licenza obbligatoria.
Il codice di proprietà industriale lo definisce così: trascorsi 3 anni dalla data di rilascio del brevetto o 4 anni dalla data del deposito della domanda, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa non abbiano attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. Io qua volevo sapere, appunto, 3 anni dalla data di rilascio e 4 anni dalla data di deposito. Allora, io è la domanda che avevo fatto in origine, cioè domanda di deposito, report, eccetera, rilascio del brevetto. Cosa vuoi rilascio del brevetto? Ti do il brevetto. Vuoi capire la differenza? La domanda, sì, allora, nel momento in cui io faccio la domanda di deposito, viene fissata la data da cui parte il diritto di priorità. Sì. Questo diritto di priorità mi indica la data in cui è stata inventata questa cosa, quindi chiunque vorrà dopo non può rivendicare la novità di quella stessa invenzione. Poi il rilascio del brevetto. Il rilascio del brevetto viene dopo diversi anni. Quindi, ma il rilascio del brevetto avviene dopo che, in base al report, no, io poi posso fare rispondere, però poi il brevetto, chi lo rilascia il brevetto? Me lo rilascia lo Stato in cui io faccio la registrazione e quindi pago tutto quello che devo pagare? E quindi, se faccio la registrazione poi io posso utilizzarlo in quel paese soltanto? Sì. Mi creano la data del brevetto. Se il brevetto non viene mai rilasciato. No, è impossibile, perché comunque c'è un percorso che deve seguire il brevetto, quindi a un certo punto il brevetto viene concesso oppure viene respinto. Se viene respinto, cade pure la... Respinto da chi viene? Dall'esaminatore dell'ufficio. Se c'è stato già il report, chi ha esaminato già a livello di commissione dicendo che l'invenzione va bene, quindi se io poi lo presento in un altro stato, la commissione di uno stato potrebbe dire non mi... Sì, il procedimento di solito è così. Cioè io faccio una domanda di deposito, in questo caso stiamo parlando di, ad esempio, deposito internazionale, giusto? Sì. La domanda viene recepita dall'ufficio internazionale, l'esaminatore internazionale vede la pratica sulla scrivania e inizia a leggerla, a valutare la validità di tutti i requisiti e poi ci manderà a noi un rapporto di ricerca sulla validità di questi requisiti. Noi dobbiamo rispondere a questo rapporto di ricerca, quindi le situazioni sono due. Che noi, vabbè, dipende da caso in caso, effettivamente. Non posso rispondere così in genere. Sì, o rispondiamo, non rispondiamo, o ce lo concedono o non ce lo concedono. Però effettivamente ancora non è registrato perché deve passare alla fase regionale. La fase regionale, fra virgolette, sarebbe poi dividere questa domanda in più domande che vanno presso gli uffici degli stati che ho designato per la registrazione. Quindi poi gli stati a loro volta, gli uffici di quegli stati a loro volta fanno un'ulteriore verifica dei requisiti. L'accettano, l'accettano, posso rispingere, lo accettano. Però l'accettano, dopo lì, e c'è la registrazione. Sì. Quanto tempo intercorre? Allora, per il brevetto italiano 2-3 anni, per quello europeo internazionale... una procedura, quando ci faccio no, sul di più. Computer, sì, la di più. Sì, sì, i diritti sono uguali. E poi i diritti comunque vengono convalidati per i paesi in cui io ho deciso di farlo convalidare.
Allora, la licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo mente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta del mercato interno del prodotto brevettato o ottenuto con il procedimento brevettato. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa all'onere di attuare l'invenzione. Infatti tale licenza obbligatoria viene concessa a livello non esclusivo. Il brevetto invece decade se l'invenzione non sia stata attuata entro 2 anni dalla data di concessione della licenza obbligatoria o sia stata sfruttata in misura tale da risultare in gravi sproporzioni con i bisogni del paese. Anche di questo abbiamo parlato un po' prima. Può essere infatti concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente. Cioè, anche se viene anche al titolare del brevetto precedente viene concesso un vantaggio per poter chiedere anche lui una licenza obbligatoria sul brevetto posteriore. Allora, poi i casi in cui il brevetto è nullo. Il brevetto è nullo se l'invenzione non è brevettabile, mancando di uno dei requisiti di cui abbiamo parlato prima, cioè quello della novità, attività inventiva, applicazione industriale e lecita. Il brevetto è nullo se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire alla persona esperta di attuarla. Quindi comunque bisogna essere generici, però in modo strategico, perché se si è troppo generici e si cade nel banale, l'esaminatore lo annullerà, proprio perché non riesce a prescindere ciò che è l'elemento caratteristico di novità e di inventiva. Il brevetto è nullo se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa. Come ho detto prima, nel momento in cui io deposito un brevetto e l'esaminatore vede che in questo brevetto c'è più di un'invenzione, allora lì ci sono dei problemi, perché il brevetto deve tutelare un'unica invenzione. Quindi sicuramente l'esaminatore ci chiederà per quella porzione di invenzione che è diversa di fare una domanda divisionale, cioè un'altra domanda per brevetto di invenzione per quell'altra funzionalità, per quell'altra novità. Quindi il brevetto, per esempio, a noi il greco ci dice che c'è l'applicazione industriale che sono applicabili, però manca della novità. Perché? Perché ci siamo autocastrati come al solito, no? Perché durante la ricerca, quindi abbiamo pubblicato, ma non le descrizioni del brevetto, a quel punto si dà un abstract e dici più o meno le cose che devi dire senza andare in dettaglio, però loro l'hanno ritenuto come se antecedentemente ci fosse quindi la divulgazione della novità, e quindi questo è c'è obiezioni che ci hanno fatto citando il lavoro lo so stesso. Anche se l'autore è lo stesso? Sì.
tutto dicendo abbiamo pubblicato noi eccetera eccetera, e poi hanno citato i nostri lavori. Sì, perché così distruggo il criterio del lavoro. Ma nel lavoro, non abbiamo descritto il dettaglio, la metodica, la metodica, no? I vari passaggi, step by step, no? Quindi noi dobbiamo comunque rispondere, da rispondere. Che ha detto una domanda perché eccetera. Però dire, però è possibile applicarlo industrialmente, nel senso che io così benissimo applicarlo, andare qualcuno se ha bisogno. Beh sì, quello è uno dei però non è brevettato in questo motivo. Però bisogna rispondere, perché comunque l'esaminatore farà tutti i problemi possibili e immaginabili per garantire comunque la validità del brevetto e comunque garantire sia i diritti di chi l'ha inventato sia i diritti anteriori di altri. Quindi comunque bisogna sempre rispondere alle obiezioni per chiarire. Non è detto che un rapporto negativo porti alla nullità del brevetto, anzi, se si risponde. Un'altra cosa, allora, un brevetto non deve essere pubblicato prima del deposito, giusto? Giusto. Ma se io deposito e poi pubblico, mi potrebbe essere bloccata la pubblicazione però. Perché? Perché comunque una pubblicazione scientifica tu vai a dimostrare qualcosa di nuovo. L'importante è che io, se oggi devo fare una conferenza, devo scrivere un articolo sulla mia nuova invenzione, l'importante è che ho brevettato ieri. Ma non ha valore più la tutela della pubblicazione. La pubblicazione non ha più valore. La pubblicazione scientifica non avrebbe valore. No. È chiaro. Ma se comunque è qualcosa che è già stato, tra virgolette, scoperto. Ma non lo sai. Allora, non lo sai. Cioè, stai sottoponendo all'esame dell'ufficio, dell'esaminatore, qualcosa che tu allo stato attuale ritieni innovativo. Poi subito dopo magari verrà dimostrato se è innovativo o no, però dal punto di vista scientifico la pubblicazione, in realtà tu potresti pubblicare anche non chiedendo di brevettare l'invenzione. Sì, sì. Il rischio che si corre è che qualcuno esatto. Guardi il brevetto e faccia una pubblicazione anche questo. Quello che volevo dire io. Che c'è 12 giusto di segretezza. Allora, la segretezza io la posso scegliere fino a 18 mesi o più di segretezza, però naturalmente se io oggi deposito, ad esempio io oggi ho depositato e ho chiesto una segretezza per 18 mesi, però posso anche avviare a questa segretezza domani, facendo una conferenza domani e descrivendo il mio brevetto di invenzione. Comunque non succede niente, l'importante è che io l'ho depositato. Sì, ma se io dopo 18 mesi voglio pubblicare su quella cosa lì, mi potrebbe essere respinta la pubblicazione scientifica? Guarda, sulle pubblicazioni scientifiche io non so rispondere. No, te la possono rubare, ma respingere no, perché non è richiesta delle pubblicazioni. Non è mica richiesta l'innovazione, è molto aleatorio il senso di innovazione e pubblicazione. Sono tante pubblicazioni che più o meno dicono le stesse cose. Però potrebbe valere se su un brevetto di qualcun altro, come se il brevetto è tuo, non è che qualcun altro l'ha già scoperto, sei sempre tu che l'hai scoperto. E quindi perché ti dovrebbero bloccare la pubblicazione? Non so. Guarda, io ti posso dire che l'importante è tutelarlo prima. E poi dopo puoi pubblicare tutto quello che vuoi. Se invece tu pubblichi prima, distruggi la novità e non puoi pure depositare. Cioè, perché poi i referi del lavoro scientifico tu non sanno se tu hai depositato la. Quindi ai referi non interessa del brevetto, infatti. Ma manco lo sanno. Sì, secondo me sono due cose distinte. Anche perché se tu pubblichi dopo, cioè quando aspetti il referto e pubblichi dopo, probabilmente la pubblicazione sarà già obsoleta e quindi non conviene. Ok. Se pubblichi prima però distruggi il requisito di novità e quindi non puoi depositare il brevetto di invenzione. Cioè lo potrai depositare, però poi una volta che l'esaminatore fa una ricerca potrà venirne a capo. Quindi il brevetto è nullo se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo.
mi è capitato molte volte di seguire delle cause in tribunale per questi motivi, cioè molte volte nascono delle privative, poi chi non aveva il diritto di depositarlo lo ha depositato. Se invece le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, cioè solo una porzione del brevetto in merito ai requisiti di novità e attività inventivo o riproducibilità industriale, allora ci sarà una nullità parziale per la parte corrispondente al brevetto stesso. Ci sono domande? Allora, adesso parliamo dei brevetti chimico-farmaceutici. Se ci sono domande in merito, io vi potrò rispondere soprattutto dal punto di vista tecnico-legale, perché per quanto riguarda il punto di vista tecnico-scientifico, io non sono un chimico-farmaceutico. Però per quanto riguarda la nostra attività, quando abbiamo dei brevetti di questo tipo, appunto ci facciamo affiancare sempre ad un esperto della materia. Allora, il brevetto chimico-farmaceutico è brevettabile purché abbia requisiti di novità, attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale. Sia l'entità fisica, materiale, una sostanza, un composto, una composizione, una miscela, una formulazione, un apparecchio, un dispositivo. I brevetti chimico-farmaceutici sono definiti nelle rivendicazioni tramite queste diciture: composto avente la formula, composto con il nome chimico, derivato, nome chimico della classe, derivato avente la formula e così via, oppure attraverso parametri fisico-chimici o tramite il processo utilizzato per ottenerli. Composto X ottenibile con il processo Y e composto X ottenuto con il processo Y. Questo per quanto concerne il brevetto chimico-farmaceutico di prodotto. Per quello di procedimento consiste in un'attività o azioni per ottenere un prodotto nei modi di operare, negli usi di prodotti, di apparecchi e di dispositivi. Prima abbiamo detto che il brevetto di invenzione dura 20 anni. Nel caso dei brevetti di invenzione chimici, farmaceutici, biotecnologici o fitosanitari c'è un'eccezione, e cioè la loro durata può essere prolungata. Questo perché succede? Perché una volta che io brevetto un nuovo elemento chimico farmaceutico, prima di poter essere lanciato nel mercato deve essere oggetto di valutazione da parte delle autorità sanitarie competenti. Ed è per questo che prima le autorità mi diano una autorizzazione per l'emissione al commercio, che si chiama proprio così AIC, passeranno degli anni. Quindi comunque il titolare del brevetto viene tutelato attraverso questa garanzia che può prolungare la durata stessa del brevetto. Questo prolungamento viene conferito attraverso il certificato complementare. Questo certificato complementare è appunto un certificato che mi autorizza a prolungare l'esclusività del mio brevetto. Il certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari è concesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto delle autorizzazioni alle immissioni in commercio dell'AIC. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale, cioè dei 20 anni. E si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito e la data del decreto con cui viene concessa l'AIC. I requisiti per ottenere il certificato complementare quindi è che il prodotto è protetto da un brevetto in vigore,
che al prodotto è stata rilasciata un'autorizzazione di immissione al commercio, che il prodotto non sia stato già oggetto naturalmente di un altro certificato complementare, e che l'autorizzazione sia la prima AIC del prodotto sia nel territorio dello Stato sia nell'Unione Europea, che la domanda di certificato deve essere depositata entro il termine di 6 mesi a decorrere dalla data in cui il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata l'AIC. Cioè, quindi la domanda di CCP deve essere fatta entro 6 mesi da quando ho ricevuto l'autorizzazione per il commercio. Se l'AIC viene prima del rilascio del brevetto di base, la domanda di certificato deve essere depositata entro il termine di 6 mesi a decorrere dalla data di rilascio del brevetto. Quindi l'oggetto della protezione. Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato riguarda solo il prodotto oggetto dell'autorizzazione all'immissione al commercio del medicinale corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato. Qui adesso vi faccio un esempio. Parliamo della durata del certificato. Allora, il certificato inizia ad avere valore dopo i 20 anni, cioè quando il brevetto dovrebbe decadere. Il suo prolungamento può essere ampliato fino ad un massimo di 5 anni. Infatti, il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data della prima autorizzazione di emissione al commercio nell'Unione Europea, ridotto di 5 anni. Quindi la durata del certificato non può essere superiore a 5 anni e decorre dalla data in cui il certificato acquista efficacia. Ad esempio, se il deposito del brevetto è stato fatto nell'aprile del 2001 e la prima AIC viene data nel luglio del 2010, la durata del certificato complementare dovrebbe essere la differenza tra il tempo intercorso dalla data del deposito alla prima AIC ridotta di 5 anni e non può essere comunque superiore a 5 anni. Da questo calcolo noi deduciamo che appunto il prolungamento del brevetto dovrebbe corrispondere a 5 anni e 3 mesi, ma non può essere superiore a 5 anni, quindi è di 5 anni, oltre la data della scadenza. Quindi se il brevetto è stato depositato nel 2000 e dovrebbe scadere nel 2020, per questo brevetto farmaceutico avrò invece una tutela fino al 2025. Allora, adesso parliamo dei brevetti biotech, sono ancora abbastanza complicati, però diamo le prime definizioni per ciò che concerne l'oggetto di tutela per le invenzioni biotecnologiche. Allora, il codice dice che si intende per materiale biologico un materiale contenente informazioni genetiche autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico, mentre per procedimento biologico qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico che comporta un intervento sul materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione. Sono brevettabili, infatti, purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, un materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale. È brevettabile un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale.
Qualsiasi nuova utilizzazione di materiale biologico, di procedimento tecnico relativo o materiale biologico può essere oggetto di brevettazione. Può essere oggetto di brevetto anche un'invenzione relativa ad un elemento isolato del corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per sé stessa non è in grado di compiere. Può essere oggetto di brevetto anche un'invenzione riguardante piante o animali, ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata dal punto di vista tecnico all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati per il loro ottenimento soltanto procedimenti essenzialmente biologici. Sono esclusi dalla brevettabilità, invece, il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente. Le invenzioni sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità e alla prevenzione dei gravi danni ambientali, in particolare ogni procedimento tecnologico di clonazione umana. Qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dall'organismo donato e le finalità della clonazione. Sono esclusi dalla brevettabilità i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano ed ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali e embrionali umane. Sono escluse dalla brevettabilità i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utile medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti. Sono ancora esclusi dalla brevettabilità le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche. Sono escluse dalla brevettabilità una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata. Ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione. È comunque escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali e umane. Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e dello sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettuali. Un elemento isolato al corpo umano, o diversamente prodotto mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un'invenzione brevettabile anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale. L'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene deve essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto. Considerando che una semplice sequenza di DNA, senza indicazione di una funzione, non contiene alcun insegnamento tecnico,
non contiene alcun insegnamento tecnico, che essa non può costituire pertanto un'invenzione brevettabile, considerando che, affinché sia rispettato il criterio dell'applicazione industriale, occorre precisare, in caso di sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, quale sia la proteina o proteina parziale prodotta o quale funzione essa assolva. Ancora, sono brevettabili le sequenze genetiche, purché abbiano requisiti di novità, originalità e siano suscettibili di applicazione industriale. Un'invenzione relativa a un elemento isolato dal corpo umano, infatti, o diversamente prodotta, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Dove per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per sé stessa non è in grado di compiere. Sono quindi esclusi dalla brevettabilità una semplice sequenza di DNA. Una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione o la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata. Ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte, solamente nelle parti non essenziali dell'invenzione. Fin dal 2001 tutte le sequenze genetiche umane sono disponibili al pubblico, molecole di acidi nucleici, comprendenti queste sequenze non sono nuove rendendo di fatto non brevettabili rivendicazioni del prodotto su esse. Per quanto riguarda la validità di uno dei requisiti del brevetto biotech, è quello della sufficiente descrizione. Magari le difficoltà che ci sono nella descrizione di un brevetto di questo tipo è proprio quella del materiale di cui si sta parlando. Ed è per questo che esistono degli istituti che sono autorizzati a livello comunitario ed internazionale, dove nel momento in cui io faccio il deposito di domanda brevettuale posso depositare il mio microorganismo che quindi può essere descritto oggettivamente in questo modo ritrovandolo in uno di questi istituti che quindi lo conserva e lo mantiene disponibile per chi è interessato e per l'ufficio stesso che deve fare le valutazioni. Questa disposizione di legge diciamo che fa parte del Trattato di Budapest, che è un accordo internazionale che è stato costituito proprio in merito a questi tipi di brevetti. Spesso si scrivono dei progetti di ricerca per poter partecipare a dei bandi pubblici. Sì. E alcune volte è richiesto, cioè l'ente ti richiede diffondere il progetto a dei business angels, comunque sì. A dei finanziatori, sì. Diciamo. La tutela che c'è su un progetto di ricerca che può prevedere o non prevedere un prodotto o comunque un processo brevettabile, qual è? Sì. Allora, ogni qualvolta si presenta la propria idea, che magari ancora non è stata brevettata, bisogna stilare un contratto di confidenzialità in cui io dico che oggi presso l'Università del Salento, nell'aula D1, io Filippo Indolfi ho esposto la mia idea che riguardava la produzione di penne a Teresa Fiorito e che quindi da questa discussione, da questo incontro non dovrà fuoriuscire niente né a livello informativo né a livello di deposito brevettuale. E diciamo quindi un contratto che si fa inter partes per tutelare la propria idea.
in modo tale che comunque io ho un documento che mi testifichi nel momento in cui ci sia una violazione di questa confidenzialità, che appunto c'è stato questo incontro, che è stato stilato questo contratto di confidenzialità che riguarda quell'idea, e che quindi, essendo una prova cartacea, mi tutela. Sì, questo è importante perché molte volte me lo chiedono. Sì, sì. Ce lo chiedono molti clienti, perché naturalmente bisogna trovare finanziatori, bisogna trovare collaboratori, magari si ha l'invenzione però ancora non si è fatto il deposito e quindi si ha paura che questa invenzione sia divulgata e perda il requisito della novità. Ed è per questo che bisogna fare un contratto privato dove c'è scritto semplicemente per filo e per segno l'oggetto dell'incontro e che da questo... cioè che tutto quello che si dice nell'incontro rimarrà confidenziale. E come si fa con i siti che fanno scouting delle idee? Cioè in particolare? Praticamente noi ce l'avamo imbattuti in un sito che si occupa di farmaci orfani e loro chiedono di descrivere la tua idea progettuale. Tu la sottoponi ma poi non vieni a sapere più nulla, ti contattano soltanto per dirti che hanno ritenuto valido o meno e basta, poi lo possono sottoporre anche loro, quindi tu alla fine perdi completamente. Beh sì, allora diciamo che se in questo caso è il caso in cui io comunque devo esporre la mia idea però non c'è una tutela nell'esposizione dell'idea, allora io cercherò di esporla in maniera più generica possibile, senza dare indicazioni. Però nel momento in cui i soggetti a cui ho esposto l'idea sono interessati, allora li posso invitare a una descrizione più particolare, che però deve essere oggetto appunto di confidenzialità. E se ovviamente io ho bisogno di descrivere l'idea in maniera dettagliata perché loro sono i miei finanziatori, sono di fronte all'ente finanziatore, come posso tutelare il file che io invio? C'è una mail, i rapporti tra me e loro possono dimostrare nel momento in cui io scoprirò che hanno sfruttato la mia idea per i loro scopi, che hanno rubato l'idea? C'è una causa senza la posso certificare, non penso che sia della becca. Posta normale, cioè i rapporti interpersonali tramite mail. Io però non ho tutelato ancora il mio progetto, cioè noi come possiamo tutelarci, come possiamo tutelare i nostri progetti di ricerca quando partecipiamo a dei bandi pubblici? Non c'è una tutela di questo? Bisogna, diciamo che questa è una problematica che bisogna risolvere di caso in caso, cioè nel modo in cui voi riuscite a poterlo risolvere o tutelarvi in qualche modo. Perché spesso... Perché l'unica cosa che... I progetti di ricerca. Io un esempio classico, progetto presentato diciamo al Ministero, no? Al CNR, all'epoca che finanziava i progetti di ricerca, l'abbiamo presentato questo progetto, quell'anno il CNR andò in fallimento, non aveva fondi, quindi i progetti che arrivavano furono tutti bloccati lì. E non si sapeva più niente. Dopo un anno uscirono i PRIN, cioè gli attuali PRIN che erano l'ex 40%, e un istituto del CNR di Roma presentò il mio progetto uguale e fu finanziato con 500 milioni all'epoca. Quindi, cioè, tutti i progetti che noi presentiamo, loro vengono ricevuti, no? Possono anche finanziarli oppure no, ti dico che non sono finanziati, però dopo, l'anno dopo li presentano e li presentano. E non abbiamo potere, questo è il grave rischio che si corre anche quando si presentano i progetti europei, anche perché tu presenti un progetto, poi dicono non è stato finanziato, appunto, poi dopo vedi questi qua lo presentano per i fatti loro, no? E questo è il problema. Perché a volte capita che magari il tuo progetto, la tua idea è innovativa per qualche particolare in più rispetto ad altre invenzioni e non metterla potrebbe rendere il progetto non finanziabile o comunque non idoneo. Sì. Cioè, come ci si tutela?
Allora, se comunque... È un bando pubblico, quindi allora, non se ho comunque si parla di un progetto per finanziare un'attività che deve arrivare a una scoperta, diciamo che la scoperta vera e propria ancora non c'è stata, giusto? Tu devi dimostrare... Se io ho già scoperto e voglio il finanziamento, l'unica tutela o è il deposito brevettuale o un contratto di confidenza. Ma se io ho bisogno di fondi per poter anche brevettare? Non c'è una tutela vera e propria. Ti devi tutelare tu in qualche modo, magari facendo un accordo o sottoscrivendo. Io comunque consiglio ogni qualvolta i clienti vanno a parlare con le banche o con possibili collaboratori, finanziatori, di sottoscrivere un contratto di confidenzialità in modo tale da limitare l'altro a poi i possibili sfruttamenti dell'idea. Io ho una domanda sulla novità, non su una. Quindi puoi passare una bozza di contratto di confidenzialità. Una domanda sulla novità, cioè in che senso? Cioè, se uno, se l'esaminatore va a fare una ricerca e vede un trafiletto dove si parla vagamente della mia idea a valore, o deve essere un prodotto immesso sul mercato che sfrutta la mia idea per... Allora, l'esaminatore prenderà in considerazione tutto quello che è anteriore, però che è oggettivo, materiale. Perché non se è solo un'idea astratta, no. Perché anch'io posso dire, allora, ho inventato un razzo che con 5 reattori nucleari arriva in 10 minuti sulla Luna. Sì, va bene, grazie. Cioè, a livello di idea può pure funzionare, ma praticamente non ho niente. Allora, qui introduco il modello di utilità, che è un brevetto di invenzione, però più limitato. Il modello di utilità sarebbe ciò che si riesce a scoprire di nuovo e di inventivo, però riferito a degli utensili e dei macchinari. Quindi l'attività inventiva è molto più limitata rispetto a quell'attività inventiva che corrisponde a un vero e proprio brevetto di invenzione. Quindi se io realizzo un miglioramento su una macchina o su un utensile, questo sarà oggetto di modello di utilità e non di brevetto di invenzione, anche se si tratta sempre di invenzione. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione e di impiego a macchine, a parte di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni, combinazioni di parti. I requisiti sono sempre gli stessi, novità, attività inventiva e riproducibilità industriale. La durata invece è più limitata rispetto al brevetto di invenzione, la durata è di 10 anni. abbiamo già visto quali sono le diverse tipologie di brevetto, quello nazionale, europeo, internazionale. Qui ho fatto delle considerazioni finali che comunque abbiamo fatto insieme durante l'esposizione e grazie alle vostre domande. Qui ho fatto una slide sulla gerarchia del valore della proprietà industriale ed intellettuale per un'azienda. Vediamo se c'è qualcosa di più interessante. Naturalmente chi detiene il diritto di brevetto per invenzione ha un diritto esclusivo di carattere legale e può far valere i propri diritti contro terzi attraverso delle azioni legali, che può essere l'inibitoria dall'uso appunto di un macchinario o dalla produzione di un brevetto oggetto di brevetto di invenzione, il sequestro dei beni contraffatti o dei macchinari volti alla contraffazione, la descrizione della contraffazione. Avete domande? Le ho già fatte.
Allora, se avete ulteriori domande, dubbi e quant'altro, io poi lascerò la presentazione a Teresa, e comunque qui trovate i miei riferimenti, mi potete scrivere via mail, che preferisco, se avete qualche domanda, in modo tale che io vi posso rispondere in maniera scritta, così vi rimane qualcosa anche a voi. Grazie. Grazie a voi. L'avevo capito, non lo sapevo. Parliamo di